grazie a Diego Andriatta, che mi ha presentato anche più del necessario dovuto alla mia età. 3 anni passeranno ancora, se Dio vuole, se arrivo a 80 anni. Comunque mi sento ancora in gamba, in piedi, anche con l'aiuto di un bastone speciale che posso tenere anche dritto senza tremare, perché grazie a Dio sono riuscito anche di smettere di fumare, e sono diventato anche l'apostolo contro le CIC, che sono dappertutto sotto le nuvole nelle grandi città che si ritengono città pulite, di cui fa parte la città di Trento. Questo è un po' un atto polemico. Di quello della spiritualità vorrei dire semplicemente, caro Diego, la mia canonizzazione avverrà nel 2099, quindi noi non viviamo più in questo periodo e non siete più testimoni delle mie povere parole. Ora, vedete, presentare se stesso è come dire raccontare una vita. Arrivare a certi fatti, conoscenze di chi sei, che senso ha la tua vita, chi per te è Gesù Cristo, ci vuole qualcosa di più. Quindi si prova a vedere, ascoltare, sfogliare anche le sacre scritture, leggere, 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 e intravedere anche la lettura, che non ha direttamente a che fare con la Chiesa, con la Bibbia o con altri libri della Chiesa, che il mondo sta cercando e si vuole aggrappare a tante cose che magari non portano alla verità.